Giulia, gliel'ho sempre detto, non è una ballerina che a me fa impazzire, però apprezzo comunque tutto il suo impegno, tutto il suo sforzo. No, Andreas, a me mi sembra una presa per il culo. Ma sono l'unico sincero qua dentro, ma cosa c***o vuoi da me? A me non me l'hai mai ma detto questo. Un po' ma veramente, raga, ma voi state male. Ma sono stato nessuno. L'unico sincero io che ti ho detto fin dall'inizio che non mi piaceva che sembri un c***o di palo che viene spostato a destra e a sinistra. Ora me lo dici... Ma allora chiedilo all'altro ballerino. Ora me lo dici per la prima chiedilo volta, chiedilo agli altri ballerini quello che pensano di te. Dai, gli altri cosa pensano di me? La mia squadra cosa pensa di me? Charlatan, falsi, falsi, di... falsi, i falsi, falsi. Vengano fuori perché falsi. Mi sono veramente rotta il... Ma qualcuno quando? Parla, l'ho sempre detto in faccia quello che pensavo di lei, ma qualcuno no. Parla per favore? No, raga, mandatemi una... Hai giudicato le mie coreografie? Giulia, Giulia, Giulia. Ho sempre avuto rispetto nei suoi confronti, ho sempre chiesto, anche io ieri dopo alle prove gli ho chiesto... Andrea, ti sono piaciuta? E lui ha anche detto sì, e oggi ha detto davanti a tutti che sono una ballerina scarsa, ma sti cioè... E poi, quando ha parlato in videobox dei ballerini della sua squadra, ha detto Simone è appena arrivato, vabbè, e Oliviero, e io che c***o sono? No, non mi ha nominato, non ha detto Giulia. Cioè, che c***o sono? A me sembra una grossa presa per il c***o, da lui sinceramente non me l'aspettavo. Non riesco a sfogarmi, non ti devo parlare con te. Ma adesso fidati, non è il caso. Giuliano. Perché lui è arrabbiato e dice delle cose più pesanti. E io le voglio sapere, anche se sono pesanti. No, perché lui parla di falsità all'interno della squadra, ma oggi lui è stato il più falso, gente. No. E io mi sono sentita umiliata davanti a tutti. Lui non è stato il più falso. Giulia non è stato con me falso. Sì. Il Colosseo. Qua dove vediamo le ore? Non si apre. Vincerà. 50.000 domani. Facciamo plie. Che osservano ogni movimento della tua spada. Sì, meglio. Siete anche tipi di corpo operale. L'efficienza è prima dipendente e il fragore dopo. Cresce e si solleva come... Come un uomo. Con questo tuo posto c'è un tonante. Tu sei stato un datore. Sì. Io sono qui per darti un compito molto importante, il punto cruciale del tuo esame di sbarramento. A te piace il rock? Sì, non è tra i miei generi prediletti, però lo apprezzo molto. Come... Siccome il rock però è la base di tutti i tuoi generi prediletti, c'è bisogno che tu sappia che cosa significa la parola rock and roll. Rock and roll è un doppio senso che viene utilizzato per indicare il sesso, la sensualità. Nelle tue performance manca completamente, completamente questa parte. Cioè le tue esibizioni hanno una sensualità di un bue muschiato. E credo che tu non possa prescindere. Certo. Di esprimere una componente che è fondamentale di tutti noi, la sensualità. Ed è per questo che io voglio che tu faccia uno dei brani, secondo me, più sexy e sensuali della storia della musica, che è Kiss the Prince. Su base, rigorosamente, non lo puoi fare chitarra e voce. Andiamo solo a chiedere scusa per la reazione che ci ha avuto, poi magari... Mi dispiace che non ci siamo mai capiti sotto il punto di vista danza. Però, vabbè, quello è un altro conto, quelli sono gusti. Però il peggio è stato quello, a me mi dispiace. Perché hai visto proprio il peggio di me. Io lì per lì ho detto, ma cioè non ho parlato perché ho detto, ma che c***o c'entra? Con me non hai mai avuto problemi. Quindi no, io mi aspettavo appunto, che tu dicessi, vabbè, con Giulia è normale. Cioè, e poi mi è montata la rabbia perché cioè, non c'è proprio capito più niente. Anch'io ho reagito male. Se dovevo dire veramente tutto quello che pensavo di ognuno di voi, è logico che c'è una parte bella e una parte brutta. Non è che c'ho solo un c***o da sputare sulle persone. In quel momento è normale che se dico, mi dai 5 minuti per ogni persona, dico, guarda, magari questa persona ballettisticamente non mi piace, in sala relax invece guardo ogni tanto mi strappa un sorriso perché c***o non c'è stata la battuta, e quindi sono due mondi completamente diversi.
Il giorno prima a me mi era piaciuta veramente, perché tu mi hai detto come ho ballato, Andrea, ho detto a me mi sei piaciuta oggi. Dopo, su quelle cose che c'avevi da far vedere, su tutto quello che c'è da far vedere, a me sei piaciuta, più delle altre volte. Dopo è normale che se invece devo esprimere un parere ballettistico, magari a me piace più Vittoria, ma per come, cioè nel senso okay, proprio ma, per la ma c'è, per ma è normale, cioè, ma per senso, tutto. Guarda, hai visto la proprio parte peggiore di me. Cedi, vieni qua. No, è un po' turbata. Nella base di Steyum, no? Cioè. Però ti viene in mente quando ascolti la seconda? Quegli anni. Quelle? Le medie. E cosa succedeva alle medie? Dimmi, raccontami. È più importante questo. Mi trattavano male. Perché sono marocchina, perché ero un po' secchiona, perché ho questo carattere particolare. Ehi. Basta. Basta. Non fare così, per favore, mi fai stare male. Questa canzone riesce a farmi sentire inutile è orribile come mi sentivo alle medie. Ma tu non sei né inutile né orribile. È un pezzo bellissimo. Vorrei chiamare qualche ragazza. No, voglio chiamare. Sì, sì, vorrei. No, no, ma tu ce l'hai, Cosimo. Ma com'è no? Ma lo faccio così. Mannaggia miseria. Ma è meglio, No. Vergogna di San Giorgio. Allora, dato che lui adesso è troppo serio, ho detto adesso chiamiamo le nostre ballerine in modo tale che magari... Salve, è impanicato? Niente, non riusciamo... No, adesso la faccio bene. Ha fatto una richiesta alla maestra Veronica Peparini. Vorrebbe una coreografia sul brano solo. Poi però in videobox fa una precisazione. Io volevo comunque fare questo pezzo di Marco Mengoni solo e volevo fosse montato da Veronica. Però in realtà a me mi piacerebbe poterlo creare, montarlo e strutturarlo in sala con lei, perché secondo me acquisterebbe molto più valore e secondo me lavorare insieme sarebbe bello, anche una cosa diversa. Veloce. Le robe? Vieni. Hai fatto una cosa che non dovevi fare. Che ho fatto? Non me la dovevo chiedere? Non dovevi fare. Scherzando. Dai, sei contento che ti hanno detto di sì alla fine? Ma tu me lo stai a dire. Vedi di impegnarti. Giulia, hai delle cose veramente molto, molto carine. Grazie. Non ti abbattere da quello che ti dicono. No, non è quello, non me lo dire. A me non me lo devi dire. Non ti abbattere. Perché la vita è anche questa. Fatti il mondo tuo. Magari questa esperienza ti serve anche per crearti uno scudo esterno. Tu devi prima di tutto trovarti la forza in te stessa e la fiducia, che è la cosa fondamentale. Fiducia. Il problema è che io fuori da qua avevo questa fiducia, avevo questa sicurezza e entrando qua
Non tanto il rapporto con i professori, ma con gli altri ballerini, e non solo ballerini, ma ascoltando i pareri dei cantanti e tutti, ho perso tutto. Cioè, ho perso proprio la sicurezza in me stessa. Li devi convincere tramite il tuo lavoro. Glielo devi spiegare, però prima di tutto lo devi fare tu, perché se tu mi hai detto questa cosa, l'ho perso da quando sono con loro, non è una bella cosa questa che mi hai detto. Tu che hai tutte una serie di cose, caratteristiche, che in una ballerina a me piacciono personalmente, sei già molto meglio da quando sei venuta qua. Sì, sì, almeno anch'io mi sento molto meglio. Ognuno ha un suo percorso. Anzi, tu hai un percorso abbastanza, anche per come sei piccola, da quello che ho sentito, anche abbastanza tosto. Sfrutta ogni passaggio. Devi vivere, devi immaginare, devi andare in un altro pianeta. Chiuditi, metti le cuffie, chiudi gli occhi e viaggia con la mente. Ma soprattutto agisci in maniera determinata. Non perdonare nessuno, che gli altri non ti perdonano. Tu fai il tuo. E li devi convincere, gli devi dire perché, cosa c'è che non va, cos'è che fai tu diverso meglio di me. Il risultato è questo: tra Thomas con scuse e Francesco con scuse e l'amore, vince scuse di Thomas. Sei tu, Leone, perché mi gira il culo. Francesco, non è ma secondo te? Ma no, non ho mai detto! Forse me l'hai fatto prendere la girare. Ma un conto è se mi dite, raga, secondo me sei tu per questo, questo, questo. Non si fanno queste cose, ma siete fuori! Perché? Perché non è bello! Perché dovete dire che uno è leone perché avete un sospetto così? Quel leone è uno ha scritto robe brutte. Perché dovete accostare lui a me? Tu dimmi perché. Perché ti devi prendere? Te la devi prendere questa cosa? Sì, me la prendo, perché io non ci penso, Leone. Ma Francesco, la mia opinione, non è religione. No, quindi chi guarda da casa, allora, capirà se io dico la verità, se secondo me quella, se la mia impressione è giusta o no. Quindi Francesco, ma non si fa cosa? Non si fa. Ve la dovete smettere di dire, allora, ce la dobbiamo smettere di dire, qua nessuno può parlare di nessuno, perché qua, come nel mondo reale, uno parla di un altro, l'altro parla di un altro. Non si fa così. Non mi sembra che sia niente, ma non è niente di no, chi. Nessuno ti ha detto che hai ammazzato una persona, nessuno ha detto una cosa. Ah, sono stati dei sospetti. Non si fa così, non si va là a dire una cosa che vuoi dirmi nei denti. Così, è brutto. Francesco, è brutto cosa? È brutto. Ma se due fanno un ragionamento fuori di qui, no? Che tu non vedi, no? Che anche tu non vedi, tu allora, mi vai a dire prima, che è brutto? Prima no, di perché è un ragionamento. Persona, non stiamo buttando me. Ah, non stiamo buttando me. Perché se uno dice un sospetto e dico un nome, no. Ho un sospetto e dico un nome, non è me. Non è me. Ma siamo qua persone, ma chi se ne frega di Leone? Una cosa che non si fa, te lo dico io, che invece cambia.